Buongiorno a tutti, oggi è sabato e questa non è un'immagine stabilizzata perché ho la gimbal tutta già nella scatola. Sono troppo contento, andiamo a Long Beach, parto fra mezz'ora, sto preparando un po' tutto quello che mi serve e drone, camere, gimbal, slide cam e quindi dai, voglio proprio darci il massimo. Vediamo un po' cosa riesco a tirare fuori, alright? Buongiorno a tutti, let's go! Devo essere sincero, c'è un po' di nuvolacce. Martedì danno una perturbazione, quindi pioverà chiaramente. Non andiamo fuori tanto, andremo fuori sulla laguna di Long Beach. Però, sai, se c'è brutto tempo, i colori sono un po' di cacca. Ah, traffico come al solito, Los Angeles. Dovrei arrivare a 12:53 GPS Estimate Time. Andiamo. Sono sul circuito di Long Beach quando gioco a PlayStation, quindi a Project Car 2 o Assetto Corsa. Questo è il circuito di Long Beach. Poi quest'anno sicuramente me lo becco perché il mio cliente mi ha invitato ad andare a vederlo, perciò lui poi corre per la Ferrari, perciò sarò direttamente sul circuito. E questa è la partenza. Figata. Sono arrivato a destinazione, ragazzi. Ma dove vado? Non vedo macchine, wow. Devo chiamare Rico e vedere un po' dove siamo. Sai che siamo arrivati, questo è il pontile qua dietro di me. Andremo qui fuori a fare il filmato. Sto sudando, ora è drone time, ragazzi. Andiamo. Va prendissimo! La giornata è stata bellissima. Abbiamo fatto un sacco di video, non so se mi sentite perché c'è il vento, però Long Beach è troppo bella, ragazzi, si divertete. Sta diventando buio, vai, noi ci sentiamo dopo. Ciao, lo ricordate Rico? È lui quello che ha organizzato tutto il video. Rico, vuole essere stato in Italia? I don't know any song. Ciao! Ciao! Vai, noi ci vediamo dopo, ciao! Buongiorno a tutti, oggi è domenica. Ah, come si sta bene? Hi! I'm trying a new toy. I see it, I love it. La mia vicina di casa è contenta. Oggi è domenica, andiamo. Voglio portare una giornata bellissima, ancora frescolino perché il sole è appena salito. Ma voglio andare a portare Elena e Emilia in spiaggia. Andiamo a Zuma Beach, qua vicino. Voglio fare una giornata di metal detector. Vediamo un po' come andrà a finire. Intanto sono col mio Segway e sto andando a visitare il mio vicinato col Segway. Questa, ragazzi, è una discesa incredibile. Non è da tutti, non è da tutti. Giornata bellissima, oh che bello, che bello. Oh, ok, ora devo tornare su. Questi sono i miei Uggs nuovi, sono appena arrivati. Se non conoscete gli Uggs, spesso ci siano anche in Italia, sono quelli da uomo, quindi sono di una comunità incredibile. Anche d'estate il piede non si suda, quindi non ti puzza. Sto andando in salita, ragazzi, sto salendo. Questo segue è bestiale, comunque è una potenza, fischia perché comunque lo porti al limite adesso salendo. Vabbè, ora voglio andare sopra qua, vediamo un po' se mi riesco a ammazzare. Andiamo. Oh. Sorry. Oh. Vedi, il bello di qua è che comunque ci sono un sacco di persone troppo gentili, troppo simpatiche. Poi veramente puoi parlare con tutti quanti. Vediamo un po' se riesco a farmi male. I miei vicini di casa mi parlano come dicevo, questo cacchio sta arrivando. Aria fresca. Perché poi ho lasciato il garage aperto. Oh porca paletta, ho lasciato il garage aperto.
sono l'unico a avere ancora fuori. Morning, how are you? Non sono l'unico ad avere ancora fuori tutte le luci natali. Qualcuno mi ha detto in un video, oh, adesso che devi mettere via tutto è duro adesso. Vabbè, quando devi tirare giù è semplice, penso, perché quando devi mettere su devi comunque, sai, pensare come metterlo, come non metterlo, quindi ci metti più tempo, quindi poi tirarlo giù è semplice. C'è un sacco di scoiattoli che mi attraversano la strada. Ora ci prepariamo e andiamo, cominciamo a mettere su un po' di cose sulla macchina. Che poi non vi ho mai spiegato com'è questo segue ed è bellissimo. Praticamente questo è segue fatto da Ninebot, ha comprato segue. È molto comodo perché puoi abbassare e alzare, quindi per diverse misure. Quando muovi le ginocchia a destra e a sinistra, questo gira a destra o a sinistra, col peso va avanti e indietro. Flash rimane fermo da solo. Poi ha un'applicazione bellissima. Ha un'applicazione, un'app sul cellulare, ha in Bluetooth automatico. Lo puoi, la cosa fighissima è che puoi comandarlo col telecomando. Farlo avanti e indietro, farlo girare come vuoi, destra e sinistra. Quindi se vai in un posto e vuoi fare spaventare qualcuno, è il metodo giusto. Lo lasci, sta fermo da solo finché non, chiaramente, non lo si spegne. Le luci poi puoi cambiare anche tutte le luci di diverso colore. Quando è notte praticamente ha un sensore, i due led si accendono qua davanti e fa una luce incredibile comunque. Vabbè, quindi prepariamo la macchina, andiamo in spiaggia a fare metal detector today. Andiamo! Where are we going? To Ballerina Beach. Going to the beach. To what? To do poopy treasure hunt. You're gonna go find a treasure? Are you sure you're gonna find a treasure? Yeah. How do you know? We know because we got back. Treasure. We're going to find a red jewel. A red jewel? And a blue jewel. No. Alright, let's go. Christmas is born! Uscire da sta casa è sempre un... Come on, let's go, in a car! In a car! Go! Stop! Vai, go! What a scary noise! Sit down! Skip down! You skip down! Somebody left the jacket! Oh, God! Mama, are you ready? Foglio, occhiali, GoPro. Noi ci prepariamo e ci becchiamo per strada. Vai, ora vi lascio. Ciao. What are you guys doing over there? I found some sunglasses. It protects me from the sun. Mamma sta arrivando. Pagare. Sai che mi sembra che a volte non puoi parcheggiare in retromarcia. A volte ti danno la multa se parcheggi in retromarcia. Boh, vediamo un po'. Cos'è il parking violation Los Angeles County? Card. Move your card. Being able to read the car. Oh, you kidding? Oh yeah, I'm an idiot. I totally need it. Oh, wow. Qua è fin le 6:30. Guarda. Troppo bello, non c'è nessuno qua. Siamo in spiaggia. Troppo bello, mi piace questo momento dell'anno, è molto tranquillo, rilassante. E
qui è bella questa spiaggia. Una scogliera qua in fondo, siamo a Zuma Beach. Ci sistemiamo e poi incominciamo a cercare un po' di tesoro con l'Elena Emilia.